Buonasera, benvenuti allo spazio di approfondimento economico proposto da Confindustria che è di Pescara RT8. Parliamo nella puntata di oggi di un tema molto molto stimolante, parliamo di saper fare italiano, di Made in Italy, di PMI. Dal 2010, pensate, Confindustria apre le porte ai giovani per far sì che le piccole e medie imprese possano accogliere per un giorno i lavoratori del futuro, per fare in modo di toccare con mano tutto ciò che la filiera italiana sa esprimere. Questo accade nel PMI Day e ovviamente e questo è un valore aggiunto per la crescita del territorio. La edizione appena conclusa ha visto la possibilità di poter narrare il concetto di bellezza. Di questo parliamo nel corso della nostra trasmissione con gli ospiti che sto per presentarvi. Abbiamo in collegamento da Miami Fabio De Furia, che è il presidente della Miami Scientific Italian Community. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. In studio tornano a trovarci due ospiti, Alessandro Addari, che è il presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera. E Antonella Allegrino, imprenditrice di Palazzo Tilli. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. La prima domanda per entrare subito nel merito della nostra trasmissione è per il vicepresidente Addari, al quale chiediamo esattamente com'è stato il PMI Day di quest'anno e di che cosa si è parlato, abbiamo già accennato. Ci racconti questa iniziativa? Sì, grazie. Beh, pensate che a livello nazionale il PMI Day dal 2010 ha coinvolto oltre 380.000 studenti da tutta Italia e non solo, visto che poi avremo il presidente De Furia che ci illustrerà come anche oltre confine sia arrivato, per così dire, il verbo dell'industria, delle aziende italiane. A livello territoriale noi anche quest'anno abbiamo declinato questo progetto con 4 istituti scolastici coinvolti, 4 aziende madrine, 78 studenti, in realtà in due fasi, perché in una prima fase abbiamo queste aziende hanno aperto le porte agli studenti, dopo appunto abbiamo Antonella Allegrino, un'imprenditrice che è tra queste aziende, e abbiamo cercato in qualche modo di individuare, visto che il leitmotiv è la bellezza del saper fare italiano, quella che è la bellezza declinata nell'accoglienza, nella valorizzazione del territorio, della sua storia, del valore, delle radici, appunto col Palazzo Tilli, poi due eccellenze della moda, del fashion, con Blue Italy e Diloan, e un'azienda dell'agroalimentare, quindi non solo bello ma anche buono, con la Universal Caffè. Quindi queste aziende hanno aperto le porte e poi non è finita qui, perché i ragazzi abbiamo chiesto di cimentarsi nell'immaginare una campagna social, immaginiamo TikTok, Facebook, Instagram, insomma a loro starà la scelta, per valorizzare questo saper fare italiano nel mondo. E quindi avranno questa possibilità di diventare protagonisti e nel secondo step ascolteremo i loro elaborati. Quindi questo è il quadro. Tra l'altro l'Abruzzo tutto è sceso in campo, per così dire, perché anche i miei colleghi della piccola industria, Gianmaria De Paulis di Teramo, Guido Arista dell'Aquila, sono stati coinvolti. Tra l'altro ho il piacere di sedere insieme a Fabio De Furia al tavolo nazionale del PMI Day, che è molto interessante, molto stimolante, coordinato da Claudia Sartirani. Quindi è davvero un lavoro di squadra, ecco, questo è il bello, è anche quello che vogliamo trasferire ai più giovani, l'importanza del fare squadra per raggiungere straordinari obiettivi. Bella questa descrizione, grazie per raccontarci questo PMI Day che ovviamente, come abbiamo già detto prima, non si ferma solo
nei nostri confini italiani, va oltre, va negli Stati Uniti, De Furia, lei ci può parlare di questo PMI Day che ha una sua espressione, un valore molto importante presso la vostra comunità. Che cosa viene apprezzato da quelle parti per quanto concerne il Made in Italy? Come viene narrato e raccontato? A lei la parola. Sì, il PMI Day negli USA festeggia la sua edizione quest'anno, devo dire, con dei dati molto confortanti, in alcuni stati continuano anche a stupire. Questo incremento naturalmente è da attribuire principalmente al costante impegno divulgativo durante tutto l'anno con il coinvolgimento dei nostri partner storici negli Stati Uniti, ma come diceva il presidente Addari, anche del gruppo di lavoro sul PMI Day, coordinato dalla bravissima Claudia Sartirani, dai vertici della piccola industria di Confindustria, ma anche con il passaparola tra i nostri colleghi che hanno sedi operative negli USA. La partecipazione delle piccole e medie imprese italiane operanti negli Stati Uniti quest'anno avrà una finestra temporale che va dal 14 di novembre al 5 di dicembre. Il numero degli studenti varia significativamente da Stato a Stato, da un minimo di 18 ad un massimo di 40 per evento, e fortunatamente sono ripresi i field trip presso le aziende. Cresce naturalmente ed esponenzialmente la presenza degli imprenditori nelle scuole organizzate in maniera autonoma ed i collegamenti tramite le piattaforme riscuotono lo stesso successo dello scorso anno. Ma naturalmente tutto questo io non lo faccio da solo, quindi un ringraziamento al supporto organizzativo delle locali associazioni dei ricercatori italiani. Oltre alla Miami abbiamo anche la Texas e la California Scientific Italian Community, al nostro partner istituzionale sin dalla prima edizione, l'ambasciata italiana a Washington e della sua rete diplomatica consolare, quindi un grazie anche a loro e ai consoli generali e soprattutto alle loro organizzazioni. Abbiamo anche un ente gestore nei nostri partner della lingua italiana, che è la Audly, e naturalmente Reti Impresa, che è l'agenzia italiana di Confindustria per le reti e le aggregazioni di imprese. Certo, il tema di quest'anno, poi la bellezza, ha amplificato molto e velocemente il percorso del PMI Day negli USA, ma è nell'ambito delle numerose interlocuzioni, quindi diciamo nella fase organizzativa, ho apprezzato tantissimo il legame con il nostro paese in una logica non solo di valorizzazione delle imprese italiane, ma di quello che l'Italia può dare coniugando saper fare con il saper essere. Ecco, questa è la grande forza del nostro paese per la quale dobbiamo andare molto orgogliosi. Per quanto riguarda il ruolo di Confindustria, questa giornata è l'ulteriore dimostrazione di vicinanza alle aziende e agli imprenditori italiani, che oggi competono con i loro marchi, il loro know-how e il loro prodotto, unendo passione e impegno a sostegno del Made in Italy negli Stati Uniti. Ecco, gli Stati Uniti sono da sempre l'avamposto del nuovo, delle tendenze e della novità. Senza alcuna paura del cambiamento, senza i mille lacci e lacciuoli, e ritornano ad essere uno dei più importanti mercati del panorama mondiale dell'economia, oltre che dei più grandi. L'economia statunitense post pandemia ha ricominciato a crescere, i macrodati paese indicano segnali positivi, import ed export sono in ripresa in modo trasversale e in diversi settori economici. Molte delle cose nuove nascono qui, da qui si diffondono e modificano il nostro stile di vita. Cogliere queste tendenze aiuta naturalmente a posizionarsi non solo sul mercato statunitense, ma anche in altri mercati ad anticiparne quindi le tendenze. La trasformazione digitale poi sta aprendo nuove opportunità in tutti i settori, cambiando naturalmente e profondamente l'organizzazione, i modelli di produzione e la gestione aziendale di molte imprese attraverso l'applicazione di nuove tecnologie innovative. Per la percezione del Made in Italy negli USA, oltre a quello che noi tutti quanti conosciamo e ne andiamo anche orgogliosi, occorre fare una piccola precisazione. Negli ultimi anni, oltre alla quantità, è cambiata anche la qualità della migrazione italiana verso questa parte dell'oceano.
arrivano giovani, famiglie, professionisti, imprenditori preparati in termini accademici e professionali, ma soprattutto capaci di interagire direttamente con il territorio, con attività progettuali e fondi tali da poter individuare anche dei percorsi autonomi a sostegno del Made in Italy, insomma ben differente rispetto ai primi anni Ottanta. Ecco. Quindi con questi dati sono abbastanza fiducioso sull'impatto positivo e sulle ricadute durature di questo evento annuale anche per gli anni a venire. Grazie De Furia. Da Miami torniamo con questi dati incoraggianti in Abruzzo per passare la parola ad Antonioni, alla quale, ad Allegrino, scusatemi, alla quale desidero chiedere qual è stata la sua percezione ricevendo i giovani in questa dimora storica. Noi stiamo parlando di Palazzo Tilli, azienda associata a Confindustria, che di Pescara è una dimora storica del Settecento, è un luogo di memoria e un'eccellenza per quanto concerne l'ambito turistico, quindi a lei la parola. Sì, si è trattata di un evento veramente, veramente bello, proprio a proposito di bellezza, perché è stata un'occasione per aprire le porte del palazzo non soltanto alla visione di quello che il palazzo rappresenta e quindi al suo legame con il territorio, facendo conoscere ai ragazzi in cosa consiste il valore di ciò che rappresenta il passato e che può essere in realtà proiettato e deve essere proiettato verso il futuro. Ma è stata anche l'occasione per evidenziare insieme a loro e per trasmettere l'importanza del loro ruolo, quali proprio portatori di quella che è una di quelle che sono le radici del territorio, di quelli che sono di quella che è l'identità del territorio, e che può essere e deve diventare non solo un'occasione, un'opportunità di carattere culturale, ma anche un'opportunità di carattere economico. Infatti Palazzo Tilli ha questo come obiettivo, è proprio l'occasione per dire, per raccontare che partendo, ritrovando la storia e ritrovando le tradizioni e guardando, proiettandosi verso il futuro attraverso delle forme anche di carattere innovativo come la VR Experience, come esperienze, immersione all'interno di quelle che sono le forme del passato, possono diventare proprio una vera occasione di lavoro, un lavoro che è un lavoro prettamente di carattere di accoglienza, di ricettività, ma di carattere soprattutto turistico. Si tratta infatti nel caso specifico di attività di servizi che non vengono quindi portati altrove, ma che sono l'occasione per invitare, per attrarre da tutte le parti del mondo, per attrarre in un territorio che può e deve crescere, che può consentire ai giovani non di allontanarsi dalla propria terra per sempre, ma casomai di allontanarsene per migliorare le proprie conoscenze, il loro know-how, i loro studi, ma con l'intento e la possibilità anche di ritornare, perché il territorio è straordinariamente ricco, l'Abruzzo va conosciuto, va impiegato, va utilizzato in tante forme diverse. E poi la bellezza è un tema straordinario, infatti non a caso il nostro slogan è amo la bellezza e condividerla in ogni sua forma. Ogni sua forma sta a significare anche quello che è l'importanza di un'azienda, di un'impresa che è costituita da esseri umani, quindi da persone, da risorse di carattere proprio umano, oltre che dagli strumenti. E quindi anche questo lavoro quotidiano è una forma di bellezza, perché fa crescere le persone se il tutto è vissuto in maniera equilibrata, propositiva, accogliente, ed è un modo per dire ai ragazzi: guardate che è possibile svolgere delle attività anche di libera iniziativa come quella degli imprenditori, è possibile
aprirsi a forme innovative, a nuove esperienze che siano in cui si è protagonisti, ci si assumono dei rischi anche importanti tante volte, ma dove si può essere supportati proprio grazie alla presenza della, quindi alla partecipazione all'interno di, ecco, per esempio di associazioni come Confindustria e grazie al supporto di tutte quelle istituzioni che vogliono prendere per mano i giovani e farli diventare proprio protagonisti del loro lavoro. Grazie per questa bella testimonianza che mi consente di passare la parola al vicepresidente Addari per continuare ad esplorare questo concetto della bellezza del saper fare italiano. Sì, assolutamente, quello che la dottoressa Allegrino ha espresso è davvero uno degli obiettivi principali di Confindustria, ecco, un'associazione che diventa un motore per unire anche mondi apparentemente lontani, come quello delle istituzioni scolastiche, dei vari territori e delle imprese. Abbiamo notato anche quest'anno grande entusiasmo, anche degli ambassador, degli esponenti, degli imprenditori del Comitato Piccola Industria che hanno seguito i ragazzi e quindi sono stati nelle varie aziende per comunicare il valore del fare impresa e anche il valore della piccola e media impresa nel contesto italiano, che è un contesto, come sapete, dove questo tessuto connettore è fondamentale per l'occupazione, per la crescita e lo sviluppo, connessione fondamentale poi con la grande e media, medio-grande azienda. E sono Cinzia Turli, Rita Annecchini, Franco Pietrantonio, sono i nostri ambassador. C'è stata tra l'altro anche l'occasione di visionare un filmato molto interessante da parte del presidente nazionale della piccola industria Giovanni Baroni in una simpatica intervista doppia con due studenti. Perché? Perché poi noi dobbiamo essere davvero connettori e ci chiediamo come riusciamo, come può Confindustria, che rappresenta le tantissime imprese del nostro territorio, connettersi anche con il linguaggio, con i più giovani, per far capire, come nel caso del PMI Day, che magari vicino a loro ci sono delle eccellenze, ci sono delle realtà che producono, che inventano, che disegnano, che esportano, di cui magari a volte si ha una conoscenza, ma non così approfondita. Ed è importante perché un domani, come è stato giustamente riportato, questi giovani possono costituire davvero la linfa vitale di queste imprese. Noi abbiamo bisogno di creatività, di sviluppo, di innovazione e lo si fa anche facendoli e mettendoli alla prova, quindi chiedendo a loro. Vi racconto una cosa interessante che è emersa in una visita aziendale. Ad esempio ci si è interrogati. Noi siamo abituati ad utilizzare il prodotto in una certa maniera, no? Si parlava di bevande e via dicendo. Abbiamo affrontato a un certo punto il tema di come i giovani o meno giovani consumano il prodotto nel nord Europa, in maniera completamente diversa, no? La cultura dell'espresso è una cultura nuova. Già questo innesca dei meccanismi interessanti, perché la funzione d'uso del prodotto, il capire non solo cosa fare, ma anche come comunicarlo in maniera efficace, diventano degli elementi fondamentali. E poi un altro aspetto, spesso questi giovanissimi sono già sono nativi digitali, no? La famosa generazione Z, dobbiamo fargli capire come questo che oggi è un gioco, un domani possa diventare un lavoro. E queste esperienze che possono vivere in azienda possono davvero fare la differenza per fargli capire come anche le materie che studiano a scuola, dall'inglese, ma la stessa chimica, da tutta una serie di cose, possono essere studiate e capite nell'ottica anche di un'organizzazione. Quindi davvero siamo sempre felici di avere questa interfaccia con i più giovani. È davvero un grande valore aggiunto anche per noi. Concordo assolutamente, è bello ascoltarli e imparare anche da loro. Parlavamo anche qui in studio di ambasciatori. De Furia, voi avete un ruolo molto molto importante. Ci parli della vostra mission? La Miami Scientific Italian Community è un centro di trasferimento tecnologico sullo stesso modello delle città ricerche italiane. Noi da questo lato dell'oceano li identifichiamo come città ricerche italiane. Oggi hanno lasciato spazio, diciamo, a dei nomi differenti, ma riconosciuti anche dall'Unione Europea, ma comunque, diciamo, il senso è quello. Quindi partecipato da università italiane,
enti di ricerca italiani e grandi imprese italiane, oltre ad associazioni di imprese sia italiane che americane. Lo scopo istituzionale è quello di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale, per favorire naturalmente il trasferimento di tecnologie innovative e sostenere quindi la competitività del sistema industriale italiano e americano. Come lo facciamo? Facilitiamo l'incontro delle piccole e medie imprese e nuove tecnologie sostenendo insieme ai nostri soci programmi di sviluppo tecnologico e la partecipazione a grant USA, misure regionali e nazionali italiane che prevedono comunque la cooperazione diciamo bilaterale o multilaterale, o la misura Horizon Europe. Da dove siamo partiti? Il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca applicata stavano acquisendo sempre un ruolo più rilevante nelle dinamiche di sviluppo dei sistemi economici e sociali moderni. E specie per un tessuto industriale come il nostro, caratterizzato dalla forte presenza di piccole e medie imprese, ma soprattutto dalla necessità di chiudere la forbice tra ricerche potenzialmente interessanti, bisogni e aspettative sempre più rilevanti e difficoltà e problemi sui versanti delle risorse, delle relazioni e degli strumenti. Su queste basi abbiamo creato i cataloghi delle tecnologie per le piccole e medie imprese americane. In effetti la gamma di competenze e conoscenze disponibili presso la nostra struttura è lo strumento attraverso il quale noi abbiamo l'obiettivo di stimolare un processo dinamico di confronto tra il mondo della ricerca e quello della produzione, utilizzando naturalmente uno strumento semplice ed efficace per una rapida consultazione da parte delle imprese e che consenta loro, come dire, di razionalizzare i contatti con il mondo della ricerca italiana, potendo naturalmente individuare con chiarezza quelli che sono gli strumenti della ricerca che possono avere le applicazioni dirette nel mondo della produzione industriale. Nel progetto di rilancio della scienza, tecnologia e innovazione, oltre a fare squadra in questa partita, le associazioni dei ricercatori italiani all'estero, e sono tante, giocano un ruolo essenziale, cioè sono fabbriche di futuro e grazie ai ricercatori che hanno, come dire, l'attitudine a cogliere i segnali del cambiamento per rispondere naturalmente alle sfide dei nuovi paradigmi della società contemporanea, e che noi oggi ci troviamo come dire, sempre più orientati alla sostenibilità e all'inclusività. Ecco qui allora che le associazioni dei ricercatori italiani all'estero promuovono l'internazionalizzazione della ricerca italiana e la diplomazia scientifica come strumenti essenziali per sviluppare la cooperazione tra l'Italia e il resto del mondo. Abbiamo sempre sottolineato che la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'innovazione non sono qualcosa da improvvisare, che quindi è necessario avere una strategia di sviluppo a medio e lungo termine, ma che usi la conoscenza e la competenza come acceleratori fondamentali. In effetti, se ci pensate, ricerca e sviluppo sono il cuore dell'innovazione. Questo dovrebbe diventare, diciamo, l'anima delle politiche industriali, ma anche delle politiche educative. I programmi scolastici andrebbero indirizzati verso le generazioni di abilità creative, capacità cognitive. In effetti, dopo la pandemia, la geopolitica della ricerca, nel quadro anche di nuovi scenari internazionali, vede un nuovo ruolo per le vetrine delle competenze, delle conoscenze e dei risultati. Cioè si stabiliscono nuove relazioni con nuovi bacini territoriali di riferimento. Quindi non vi è certamente, come dire, una spinta all'autosufficienza, ma la globalizzazione anche in ambito scientifico e tecnologico ha cambiato pelle e si realizzano più relazioni di vicinato, dove il vicinato non è quello geografico, ma quello derivante da accordi, condivisione e partenariati strutturati. Cosa fa l'Italia? Il sistema paese Italia sta realizzando nel quadro del complesso delle missioni del PNRR uno sforzo per rafforzare una sua cronica debolezza. La difficoltà a porsi in una logica di sistema, a realizzare delle piattaforme condivise, a investire in maniera non episodica su della ricerca che sappia raggiungere, come dire, l'impresa e di conseguenza generare l'innovazione. A supporto di questo disegno
Io ritengo che le associazioni dei ricercatori italiani all'estero possono fornire un rilevante contributo. Nella duplice funzione di sensori in realtà, in cui la collaborazione scientifica è presente ma ulteriormente sviluppabile, e di ponte tra attori, istituzioni, tecnologie e competenze per favorire scambi, sviluppi e valorizzazioni. Certo, il processo è complesso, non è facilmente semplificabile. Però l'obiettivo prossimo è quello di realizzare attraverso la convergenza e anche il confronto delle esperienze una vetrina di quanto si sta facendo in questo momento, di quali sono i bisogni percepiti e di come può essere messo a fattor comune il patrimonio di competenze e conoscenze costituito dal sistema Italia. Quindi è una forma, come dire, di diplomazia scientifica che non si sostituisce assolutamente a quella istituzionale, questo è chiaro, ma vuole offrire un terreno addizionale che coinvolge direttamente gli operatori in forma cooperativa, ma anche in forma condivisa, lasciando poi agli stessi la possibilità di gestire gli sviluppi senza ulteriori diaframmi. Insomma, in poche parole, un'opportunità che si aggiunge senza nulla togliere. Vedete, io faccio parte di quelle persone che pensano che l'ottimismo faccia parte della categoria della volontà, mentre la fiducia di quella della ragione. Bene, l'invito che vi lascio oggi è quello di guardare al nostro futuro con fiducia. Grazie De Furia, bellissimo messaggio che ci consente di rientrare da Miami qui in studio, in Abruzzo, per continuare la nostra bella carrellata su questa bella risorsa turistica che abbiamo nel nostro territorio, quindi con Allegrino continuiamo a parlare di Palazzo Tilli. Sì, abbiamo un programma molto intenso con il Palazzo, che non è soltanto un punto di riferimento per quanto riguarda la ricettività, ma è l'occasione per contribuire a sviluppare il territorio. E noi abbiamo ben compreso che tutto questo può e deve essere fatto grazie alla costituzione di una rete. Occorre sempre più lavorare in rete, lo si accennava prima, lo accennava il presidente Addari, perché in maniera particolare in Abruzzo vi è la necessità di valorizzare le specificità, quindi gli elementi che caratterizzano questa regione e che la rendono diversa da altre regioni italiane e che molto nel tempo sono ancora state così tenute quasi in maniera forse tanto gelosa da non consentire all'esterno di conoscerle. Invece sotto il profilo artistico, sotto l'aspetto naturalistico, dal punto di vista architettonico, abbiamo proprio delle realtà tanto importanti che debbono essere conosciute. Quindi da Palazzo Tilli parte in sostanza un invito, ecco, un accorato appello a fare in modo che il turismo, per tutto ciò che esso rappresenta, per il valore aggiunto che porta anche in termini di PIL, di attività e di attività economica, è importante che venga valorizzato sia da parte degli operatori, ma anche altrettanto da parte delle istituzioni che devono rappresentare un supporto importante. Molto è stato fatto nel tempo, ma negli anni, nei decenni, ma tantissimo occorre ancora fare, proprio perché la richiesta è grande, è importante e quindi è necessario aprirsi anche a questo tipo di realtà, nella quale molte realtà, molte aziende che sono anche legate a Confindustria operano e agiscono e intervengono. Per cui quello che solo noi abbiamo, quello
che ci appartiene è proprio l'elemento, il valore che va pubblicizzato, che va fatto conoscere, perché la cultura, il territorio, le tradizioni possano essere proprio, come dicevo anche prima, quello sguardo, rappresentare quello sguardo e quell'occasione invece di innovazione. Quindi non solo guardare il passato e valorizzarlo, proprio perché possa rappresentare non solo una consegna alle generazioni future, ma possa essere sempre più un settore di crescita e di sviluppo. Grazie mille Allegrino, un bellissimo messaggio che ci consente di chiudere in bellezza la nostra trasmissione, quindi andiamo a ringraziare per il prezioso intervento in collegamento da Miami Fabio De Furia, grazie. Torniamo in studio per ringraziare Alessandro Addari. Grazie, buona serata. E Antonella Allegrino per il prezioso contributo. Grazie, buonasera. Per la parte tecnica ringrazio per la regia e le riprese rispettivamente Danilo Cinquino e Francesco Berardinelli. Ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata.